Cedo la parola alla dottoressa Vecchi per l'appello. Prego, dottoressa. Semproni Mario, Tulli Giuseppina, Ferrante Vincenzo, Camplese Emidio, Di Vincenzo Lorenza, Campitelli Nunzio, Petrucci Gilberto, Baldacchini Antonio, presente. Mergiotti Manfredo, aspetta scusa un attimo, okay. Cardone Lucia, Marrone Tania, Savini Camillo, Falconetti Luca, presente. Duttilo Paola Maria, Della Valle Gianni, Napoletano Ennio, Severo Giovanni, quindi assenti Ferrante e Campitelli. Il consigliere Campitelli ha presentato una nota con cui giustifica l'assenza. Sì, l'assessore Ferrante ha telefonicamente, diciamo, chiamato giustificando l'assenza per un impegno istituzionale. Bene, 15 presenti e 2 assenti. Allora, dichiaro aperta la seduta. Non ci sono comunicazioni, quindi passiamo al punto 2. Mozione presentata dal gruppo consigliare Lega Salvini Abruzzo ad oggetto modifiche al decreto legislativo numero 34/2020, misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, cosiddetto decreto rilancio. Illustra la mozione il firmatario, che è il capogruppo Savini, quindi prego, cedo la parola. Scusate, c'è il microfono portatile, c'è il portatile, c'è il portatile. Ecco qua. Grazie Presidente. Io avrei voluto sicuramente discutere questa mozione il 9 giugno, o meglio, l'ultimo consiglio comunale. Ho incaricato la collega vice capogruppo Lucia Cardone, ed era preparata lei per illustrare questa mozione. E quando pare, nonostante che poi mi sia risentito con lei e anche col segretario, no, non è stata discussa questa mozione per motivazioni, secondo me, che si potevano benissimo superare. Noi abbiamo un regolamento, forse un regolamento un po' vecchio, che ci hanno lasciato anche le precedenti amministrazioni, ma mi pare assurdo che per discutere una mozione dove c'è un gruppo consigliare, che 3 consiglieri, non si possa discutere la mozione per un cavillo. Ma bastava benissimo, volendo, si poteva benissimo mettere a votazione al Consiglio e farlo inserire. Io parecchie volte mi sono trovato nella sua posizione, quando stavo in provincia, ero il consigliere più anziano, quindi le norme erano completamente diverse, e glielo dico anche da vicepresidente del Consiglio. Secondo me si poteva benissimo discutere. Capogruppo, il presidente, il cognome del presidente è Baldacchini, non è Savini, quindi lo volevo giusto, ecco, quindi, ma più che altro, glielo dico non per scorrettezza, ma nella stessa giornata si è verificato un fatto analogo e quindi non mi sembrava il caso di consentire alla sua mozione di passare e invece le altre di
Assolutamente no, quindi abbiamo applicato quello che è la regola, il regolamento. Il caso analogo fino a se stesso, perché la mozione l'hanno presentata lo stesso, l'hanno portata in consiglio. Sì, ma il firmatario di quella mozione l'abbiamo fatto più che altro commentare e presentare al firmatario. Allora, la regola dice vicepresidente che... del consiglio, se ero io al suo posto l'avrei fatto discutere. Ah, sicuramente, rispetto... sicuramente, io non sto guardando queste caville, queste formalità, perché altrimenti il regolamento sarebbe dovuto... ci sarebbe dovuto lavorare in questi anni per modificarlo, perché certo. Questo è assurdo, che c'è un gruppo consigliano ha potuto discutere una mozione con due consiglieri presenti e l'assessore presente. Glielo ripeto, la mozione viene discussa dal primo firmatario, siccome l'unico firmatario di quella mozione era Camillo Savini, consigliere Camillo Savini, che non era presente, quindi andare contro il regolamento si poteva, mi sembra chiedere di inserirlo al consiglio. Vabbè, passiamo separate, se il consiglio era favorevole si inseriva. Normalmente si fa così. Capogruppo, io mi meraviglio perché lei è vicepresidente del consiglio, appunto, glielo sto dicendo, io mi sarei comportato diversamente, perché non sto guardando sti cavilli così, veramente. Appena capiterà l'occasione che lei rappresenterà questa assise, si comporterà in quella maniera, se ne assume la responsabilità. Allora, certo, adesso passi alla mozione. Mi sono sempre assunto la responsabilità di quello che fa. Allora, la presente mozione, do lettura alla mozione che sicuramente tutti quanti penso che avranno preso visione, quantomeno abbiamo, se non sbaglio, ne ho presentato a suo tempo alla riunione di Capigruppo. La mozione la presento come identica a quello formulato naturalmente prima dell'ultimo consiglio, anche se poi a livello governativo ci sono state alcune modifiche, quantomeno ancora in discussione in sede di commissione. Allora, l'oggetto è modifiche al decreto legge 34/2020, misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, cosiddetto decreto rilancio. Premesso che le città di Peni, con ordinanza numero 15 del 25 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale, è stata dichiarata zona rossa dal 25 marzo 2020 al 19 aprile 2020, al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-19 sul territorio comunale. Il Comune di Peni si è quindi trovato a dover gestire la fase emergenziale sin dalle primissime ore di diffusione del virus, caricandosi di un impegno straordinario ed inedito per fronteggiare gli effetti dell'emergenza sanitaria e contemporaneamente le ricadute fortemente negative sull'intero tessuto sociale ed economico. Durante i 3 mesi di emergenza sanitaria, le rappresentanze istituzionali, economiche, sociali e dell'associazionismo hanno lavorato senza sosta con uno spirito di grande collaborazione, sinergia e condivisione, garantendo una rigorosa, coordinata e uniforme applicazione delle misure di contenimento previste nei provvedimenti emanati dal Governo e Regione, al fine di affrontare la prioritaria emergenza sanitaria e la protezione della salute pubblica, grazie anche alla risposta carica di responsabilità di cui cittadini, famiglie e titolari di attività privata hanno saputo dare prova. L'amministrazione comunale di Peni ha da subito intrapreso la scelta unanime di intervenire a supporto dei cittadini e delle imprese della città attraverso prime misure immediate di sostegno, deliberando la sospensione fino al 30 giugno delle scadenze inerenti tributi, tariffe, imposte ed entrate patrimoniali locali, al fine di alleviare l'impatto economico derivante dalle limitazioni delle chiusure imposte per la quasi totalità delle attività sia pubbliche che private, nonché programmando interventi di carattere economico a favore di imprese e famiglie. Considerato che la gestione dell'emergenza già comportata e comporterà inevitabilmente anche nei prossimi mesi un pesante impatto economico sul bilancio del Comune di Peni in termini di maggiori costi sostenuti e da sostenere dalla macchina amministrativa e riduzione delle entrate, la fase di ripresa dell'attività si apre in un contesto segnato da ferite economiche e sociali di non poco conto, con l'emergere di nuove povertà, di nuove dipendenze e solitudini, di ulteriori disuguaglianze, di perdita di molte famiglie delle proprie sicurezze economiche e affettive. Rilevato che il decreto rilancia esclude
però le ex zone rosse, in particolare il comune di Penne, dal fondo dedicato alle aree più colpite dall'emergenza coronavirus, e ciò rappresenta una perdita importante per il nostro ente, ritenuto che nell'attuale fase di allentamento dell'emergenza sanitaria, pur non potendo ancora progettare strategie e programmi di intervento a lungo termine per l'azione amministrativa dell'ente, è indispensabile che il Comune operi fin da ora attraverso mirate ed equilibrate azioni con affetto immediato al fine di ridurre, ove possibile, l'impatto socio-economico negativo della pandemia, salvaguardando comunque la stabilità di bilancio e gli equilibri finanziari dell'ente stesso. Ha auspicato che Regione e Governo continuino ad individuare un quadro chiaro e un sostegno economico e normativo e giuridico alle scelte che i comuni stanno assumendo, in particolare sulla fiscalità locale e sulla semplificazione amministrativa. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Penne impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare interlocuzioni con i parlamentari abruzzesi affinché siano attivate le seguenti iniziative legislative finalizzate a introdurre nella conversione in legge del decreto legge 34 misure a favore dei territori ex zone rosse. A. Prevedere l'inserimento del Comune di Penne nel Fondo Nazionale per la Ripartenza Economica. B. Prevedere l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione. C. Prevedere l'incremento dell'entità del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale al fine di consentire alle regioni di poter riequilibrare i contratti di servizio con i gestori a fronte della riduzione degli introiti tariffari causati dalla riduzione del numero di passeggeri attuale e per i prossimi 12-24 mesi, di prevedere, come richiesto dalle parti sociali, adeguate coperture degli ammortizzatori sociali per il periodo necessario al superamento della crisi economica conseguente all'epidemia del Covid-19 che produrrà effetti diretti nel quadro economico nei prossimi anni, e interventi mirati alla cura del dissesto idrogeologico. Naturalmente questa è una mozione che poteva benissimo, anche per questione di tema, altrimenti sarebbe stata pure allargata naturalmente a tutta l'opposizione, perché è un discorso che riguarda tutti quanti, riguarda Penne, la nostra città, l'economia locale. Quindi io penso che a fronte di questa mozione non vi siano problemi, diciamo, di sorte. Insomma, è una mozione di indirizzo, a maggior ragione. Ho fatto quella premessa, non è che stavamo a votare una mozione in cui c'era un bilancio, di variazione di bilancio e tutto, era una mozione di indirizzo in cui impegnavamo il Sindaco e la Giunta in intervento verso i nostri parlamentari abruzzesi. Grazie. Grazie capogruppo Savini, apriamo la discussione. Chi vuole eventualmente intervenire? Sì, prego. Capogruppo, sì, prego. Si sente, capogruppo Falconetti? Allora, per quanto riguarda la mozione, finché purtroppo si continuano a muovere i banchi e i microfoni, purtroppo succederà questo a ogni consiglio. Allora, per quanto riguarda la mozione presentata dalla Lega, che nello scorso consiglio comunale ha cambiato anche nome, adesso è Lega Salvini Abruzzo, presentata appunto dal capogruppo Savini. Faccio una premessa, così come quella che ha fatto il capogruppo Savini. Nel merito, nel contenuto della mozione, alla fine si dice fondamentalmente che il sindaco e la giunta a cui viene rivolta la mozione devono impegnarsi di più nell'interloquire con i parlamentari abruzzesi per poter far sì che si ottenga qualcosa per la città di Penne.
Ora, posto che il decreto legge 34 di cui si parla nella mozione oggi, un'ora fa più o meno, è stato convertito in legge dal Senato, quindi non è più possibile intervenire, con la fiducia, quindi non è più possibile intervenire, insomma, detto questo, nel merito fondamentalmente si chiede di fare quello che naturalmente un'amministrazione comunale dovrebbe fare, un sindaco dovrebbe fare. Leggendo questa mozione fatta da un gruppo, anzi il secondo gruppo della maggioranza in questo consiglio comunale per numero di membri, e che esprime anche un assessore, la dottoressa Tulli, io leggendola e ascoltando appunto le parole del capogruppo Savini, quindi mi viene da pensare, ma quindi il sindaco e la giunta non parlano con gli esponenti parlamentari? Quindi non fanno, non richieste ovviamente illegittime, ma richieste legittime per quanto riguarda la città di Penne? Quindi questa è la prima cosa che viene da pensare, visto che una mozione fatta da un gruppo di maggioranza, riferita alla stessa maggioranza di cui quel gruppo esprime un assessore, capirete bene che è piuttosto bizzarro. Io direi che addirittura è ultronea, nel senso che è superflua, cioè si chiede alla maggioranza di cui si fa parte di fare delle cose che dovrebbe fare naturalmente. Poi un'altra domanda che volevo fare, poi magari il capogruppo Savini mi risponderà, si parla di tutte misure inerenti al Covid, poi l'ultimo punto è interventi mirati alla cura del dissesto idrogeologico, cioè volevo capire se era sempre riferito comunque alla situazione Covid o era una cosa in più che è stata aggiunta. Quindi ripeto, cioè, noi non è che, come già ho detto anche in altre occasioni, quando è accaduto qualcosa di simile, cioè, per noi non ha senso minimamente che un gruppo di maggioranza, visto che suppongo che farete anche le riunioni di maggioranza, faccia delle mozioni verso la propria maggioranza per chiedere quello che il sindaco è tenuto a fare. Perché fondamentalmente il sindaco, una volta eletto, lo voglio ricordare a me stesso e a chi ci ascolta, che il rapporto che c'è soprattutto nelle città al di sotto dei 15.000 abitanti, come la nostra, un rapporto diretto fra i cittadini e il sindaco, che quindi lo eleggono, e quindi il sindaco è la figura più importante all'interno di una città, soprattutto piccola. Quindi con questa mozione è come se si dice al sindaco: guarda che non stai facendo il tuo lavoro. Quindi, ripeto, secondo me è qualcosa perlomeno particolare, ecco. Poi per quanto riguarda la dichiarazione di voto, anche in base alle risposte che riceverò, poi vi dirò la mia. Grazie. Grazie capogruppo Falconetti. Chiede la parola l'assessore Gilberto Vedrucci, prego, ne ha facoltà. Ma se c'è la richiesta, sì, di... Grazie Presidente. Sì. No, intanto volevo correggere il consigliere Falconetti che... anche nei comuni superiori 15.000 abitanti c'è l'elezione diretta del sindaco, quindi il sistema è uguale, non viene modificato. Il gruppo Penne Viva accoglie positivamente, anche se è una mozione, un atto di indirizzo tardivo, accoglie favorevolmente l'atto di indirizzo proposto dal capogruppo della Lega Camillo Savini. Intanto parliamo di un decreto legge in fase di conversione, credo che entro il 18 luglio, termine ultimo, sarà poi in seconda lettura deliberato dalla Camera. È chiaro che praticamente è stato già fatto Camera, Senato e poi Camera. E praticamente che cosa accade? Che ogni volta chiaramente che c'è un lavoro in un'attività assembleare con questo governo viene posto sempre il voto di fiducia. Quindi tutta l'attività viene chiaramente svolta all'interno delle commissioni. Noi comunque sia ci siamo mossi, non siamo rimasti a guardare, abbiamo comunque accolto già dalla presentazione della mozione l'intenzione del capogruppo Savini, che ringrazio per l'attenzione, perché il decreto rilancio per noi rappresentava un punto, una stella polare importante.
Intanto vengono stabiliti, viene ristabilito anche grazie ad alcuni interventi che abbiamo posto in essere insieme al sindaco, contattando anche parlamentari di maggioranza. Posso anche indicare i nomi perché non ne faccio mistero, come l'onorevole Colletti, l'onorevole Zennaro, che si sono adoperati per ristabilire i fondi a favore delle zone rosse. Ma soprattutto ci sono fondi importanti anche per l'edilizia scolastica, perché non è vero che il DL rilancio riguarda solo il Covid. Vengono messe anche degli interventi di natura finanziaria per l'edilizia scolastica, per il sostegno economico, anche per la cura del dissesto idrogeologico. Chiaramente è tardiva ed è giusta la considerazione che, ma in un sistema in cui è importante anche il lavoro svolto dai consiglieri comunali, proprio per non creare una sorta di spaccatura tra consiglio, giunta, quindi parte esecutivo, e sindaco, che è il rappresentante nella nostra impalcatura istituzionale, il rappresentante legale dell'ente. Ragion per cui come gruppo Penne Viva noi siamo favorevoli, e è chiaro che l'impegno, soprattutto su un tema così importante come quello del rilancio economico, legato purtroppo ad una pandemia sconosciuta in letteratura, che nemmeno la politica poteva prevedere, né tantomeno le organizzazioni sanitarie e mondiali legate alla sanità, occorre la massima condivisione e coesione. Io credo che sul DL rilancio sia stato fatto in parte un buon lavoro, in altro molto probabilmente no, però sono convinto che ci saranno fondi importanti per gli enti locali. Grazie. Grazie Assessore Petrucci. Scusa, parlate al microfono, parlate al microfono e chiedete la parola. Scusa, capogruppo, sto parlando con lei. Parlate al microfono. Assessore, può parlare al microfono? Sì. Non riusciamo a rispettare quello che è il minimo delle regole. Cioè, stiamo parlando, ma stiamo in consiglio comunale, non stiamo al bar. Scusate. Allora, chi deve... Ma lo può fare al... Sì. No. No, io dicevo... No, siccome ci ascoltano, è giusto anche che se lei parla, se parla al microfono, diamo la possibilità anche a chi ci ascolta di capire cosa diciamo, solo per quello. Chi deve intervenire? Allora, nessuno interviene, la replica da parte del capogruppo Savini. Allora, penso che la risposta l'abbia data, l'abbia dato l'assessore Gilberto Petrucci. Ma è chiaro che quando si presenta una mozione, si vuole fare un indirizzo da parte dell'amministrazione comunale, di tutto il consiglio comunale, maggioranza e opposizione. Cioè, non è che la maggioranza non si è mossa, oppure io come Camillo Savini, come capogruppo della Lega, io non abbia sollecitato i parlamentari che abbiamo noi. Questo è ovvio, ma qualsiasi mozione che viene presentata, come quelle che presentate spesso voi, se no altrimenti siamo sullo stesso livello, ha un discorso di un indirizzo istituzionale. Il Comune di Penne si è espresso in questo modo, naturalmente avendo a che fare con amministrazione, con governo nazionale di un colore politico, l'amministrazione dipende da un altro colore politico, ma sostanzialmente l'obiettivo è quello di coinvolgere tutti per lo stesso obiettivo comune. L'ho presentato io come gruppo consigliare, ma potevo benissimo presentarlo anche assieme a voi, l'ho detto prima in premessa, quindi non vedo nessuna cosa, nessuna
cose di strane, insomma. È una mozione che si sollecita sostanzialmente i nostri parlamentari, poi giustamente riguarda tutti, tutto il comune di Penne, tutti quanti siamo amministratori di Penne, quindi non vedo quale l'anomalia, insomma. Grazie. Grazie capogruppo Savini. Dichiarazione di voto? Capogruppo Falconetti, prego, nella facoltà. Si sente? Allora parliamo a distanza, se no effettivamente è inutile portare le mascherine e quant'altro. Se, esatto, cioè veramente, vabbè, lasciamo perdere. E per quanto riguarda quindi la risposta, il consigliere Savini ha detto che questi sono atti di indirizzo istituzionale, quindi è uguale indipendentemente da chi lo fa. E in realtà no, non è uguale, perché il vostro gruppo esprime un assessore. Quindi, ripeto, fare un atto di indirizzo nei confronti di un proprio assessore, allora vuol dire che non vi parlate tra di voi. Non è la stessa cosa. Poi mi risponderà nella dichiarazione di voto. Capogruppo, faccia finire però. Quando facciamo una mozione invece noi dell'opposizione è diverso, perché noi non abbiamo rappresentanti all'interno della giunta comunale. Quindi noi non possiamo direttamente dire a un nostro assessore di portare all'interno della giunta determinati atti. È per questo che esistono le mozioni, quindi sono soprattutto uno strumento di partecipazione nei confronti, come diceva Petrucci, ma soprattutto riferito all'opposizione, che altrimenti non avrebbe modo di portare le proprie proposte all'interno del comune. Mentre le forze di maggioranza, attraverso la giunta, quindi attraverso i suoi esponenti all'interno dell'amministrazione comunale e nelle riunioni di maggioranza, ha la possibilità di fare tutte le proposte che vuole. Ribadisco, se è già stato fatto l'interlocuzione con i parlamentari per riportare un senso di giustizia per quanto accaduto all'interno dell'area Vestina, è già stato fatto e sempre l'assessore Petrucci ha nominato appunto il parlamentare Andrea Colletti, eletto nel Movimento 5 Stelle nella provincia di Pescara. Quindi evidentemente ognuno per quanto di competenza ha fatto la propria parte. Perciò, ripeto, trovo questa mozione superflua e quindi per questo non la voteremo. Grazie capogruppo. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Capogruppo Napoletano, prego. Eventualmente lasciate il microfono sul tavolo. Oppure... Grazie Presidente. Io ritengo che è ovvio che il collega Falconetti che mi ha preceduto ha centrato ovviamente l'argomento parlando della questione con errori di forma e di sostanza, perché io credo che per dovere istituzionale, quando una maggioranza, un consigliere componente di maggioranza, ha degli obblighi che si assume non nei confronti del Consiglio ma nei confronti della città e deve rispondere del suo operato, non può essere quello che invita gli altri a fare. Io credo che ognuno di noi abbia il compito, in particolar modo la maggioranza, di portare dei risultati, e a me sarebbe piaciuto che avessimo potuto votare un documento dove il consigliere Savini insieme al suo gruppo abbia relazionato quello che ha portato all'attenzione dei parlamentari, dei consiglieri regionali, degli assessori regionali, anche dei tavoli di governo, per quest'area depressa da questo Covid-19. Quindi nella forma, se l'avete fatto, avete fatto bene, avete fatto il vostro lavoro, a maggior ragione quindi mi confermi che avresti fatto bene a ritirare questo emendamento, perché non ha nulla a che vedere rispetto all'operato che deve fare questa amministrazione. È ovvio che l'assessore Petrucci ha fatto di mestiere quello che fa un allenatore di calcio, cioè un allenatore di calcio non parla mai male dei suoi giocatori. Poi nello spogliatoio magari ci diciamo le cose. E quindi ha elencato tutta una serie di cose, più o meno
anche condivisibili, sulle quali si è lavorati anche bipartisan per certi versi in ambito regionale, ma nella forma fondamentalmente se l'indirizzo di una mozione, quando lo presenta l'opposizione, la recepite, significa che domani si procede per fare quell'indirizzo. Se voi stasera recepite questa mozione, non ho capito che cosa farete domani, questa è la mia domanda, Presidente. Non si è capito perché non lo potete fare, tra l'altro, ecco quando dico nella sostanza, perché se l'avessimo discusso, ammesso che lo potevamo discutere, il 9 di giugno, probabilmente il giorno dopo qualcosa potevate anche accampare. Oggi siamo in una fase avanzata dove questo emendamento è servito a farci perdere 45 minuti di tempo e a mettere magari in evidenza, se mai ce ne fosse bisogno, il vostro gruppo per segnare magari un passo che dentro questa maggioranza non vi vedono probabilmente. Perché nella forma oggi al Senato alle 2:30 è passato il voto definitivo senza modifiche e quindi automaticamente torna alla Camera e il 18 verrà approvato e noi prenderemo quello che è riportato lì, annetto all'ordo delle cose che sono state dette. Quindi è ovvio che queste prese in giro di queste mozioni che non producono nulla e non hanno né forme né sostanza, noi la respingiamo sempre, comunque, e non la voteremo neanche oggi. Grazie, capogruppo napoletano. Dichiarazione di voto, assessore Peducci, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, intanto prima ho avuto un dubbio. Ho consultato subito il segretario generale perché sentendo il tenore degli interventi pensavo che ai consiglieri di maggioranza non fosse possibile presentare mozioni, invece no, è come insomma pensavo io. Io penso che invece sia importante dare le prerogative concesse dal regolamento del Consiglio Comunale e soprattutto dallo Statuto a tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Perché l'ho spiegato prima, c'è una differenza relativa alla divisione dei poteri tra il consigliere, giunta e sindaco e ho spiegato i motivi per cui. Per quanto riguarda invece la mozione, fin quando non diviene, viene praticamente approvata in ultima lettura alla Camera, è possibile peraltro, secondo il regolamento della Camera, anche presentare ordini del giorno in aula. Quindi potrebbe essere che un parlamentare, un deputato in questo caso della Repubblica, possa in quella circostanza chiedere all'ufficio di presidenza l'iscrizione di un ordine del giorno. Certo, ormai la norma è stata cristallizzata all'interno della legge, però tuttavia mi sento il dovere di ringraziare e quindi di sostenere, anche se siamo fuori tempo massimo per ragioni di tempo, è chiaro, è evidente, però comunque di ringraziare il consigliere Camillo Savini che si è impegnato in questa attività di promozione e soprattutto di sostegno del territorio. E quindi il voto del gruppo consigliare Penneviva è a favore della mozione. Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io direi di passare al voto. Voti favorevoli alla mozione? Voti contrari? Astenuti non ce ne sono. Quindi 10 favorevoli, 5 contrari. La mozione viene approvata. Passiamo al punto 3. Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019. Ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000, illustra la delibera l'assessore Petrucci. Prego, mia facoltà. Grazie Presidente, credo che oggi sia una pagina importante per il Consiglio Comunale di questa città. Dopo anni di sofferenze, il rendiconto certifica il risanamento contabile testimoniato dal raggiungimento dell'equilibrio del conto economico legato appunto alla nuova contabilità pubblica introdotta con il decreto legislativo 118 del 2011. Lo certificano i numeri che fotografano al 31 dicembre 2019 una situazione finanziaria nettamente migliorata e, come già anticipato in occasione della sessione di bilancio, l'amministrazione comunale è in grado finalmente di programmare l'attività amministrativa. Evito di leggere le singole poste contabili che possono essere estrapolati invece da un'attenta visione del quadro finanziario dell'ente.
Mi soffermo tuttavia su alcuni parametri contabili che potrebbero aiutare l'Assemblea a comprendere l'andamento finanziario dei conti dell'ente. Siamo ripartiti dalla relazione di fine mandato del sindaco Rocco D'Alfonso e dal rendiconto anno 2016, che coincide con il nostro ingresso nella gestione amministrativa del Comune, rendiconto che al 31 dicembre 2016 evidenziava la seguente situazione finanziaria. Un disequilibrio nel conto economico di meno 599.358 euro, un disavanzo contabile certificato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui che nel 2015 ha cristallizzato un rosso pari a 3.575.000 euro, debiti fuori bilancio per un importo pari a 1.811.564 euro, di cui 1.752.544,57 euro di parte corrente, di cui 778.234 per sentenze esecutive e 59.000 in conto capitale. Nel 2015, ad esempio, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo complessivo di 156.000, senza contare evidentemente i potenziali debiti futuri, frutto di contenziosi, alcuni ancora in corso, altri invece hanno avuto un epilogo positivo. L'indebitamento dell'ente invece era pari a 15.751.116,45 euro. Un mutuo di quasi 450.000 euro da rimborsare interamente a Banca Intesa per opere pubbliche realizzate principalmente negli anni 90, una somma complessiva di oltre 1 milione di euro da erogare secondo i diversi accordi transattivi spalmati nel quadriennio 2016-2019 e finanziata da chi mi ha preceduto, secondo il mio punto di vista sbagliando, con le entrate correnti. Infine, un indice di tempestività dei pagamenti pare a 238 giorni. I fornitori venivano pagati con ritardi di quasi 7 mesi. Alla luce di questo quadro sofferente, come ricorderete, il revisore dei conti diede parere contrario al rendiconto 2016, sollevando peraltro dei rilievi che pochi mesi dopo hanno attivato il monitoraggio da parte della sezione di controllo della Corte dei Conti. Non mi aspettavo da cittadino di trovare nei cassetti questa situazione finanziaria. Inoltre, questa maggioranza, sempre nel 2016, si è attivata per individuare le risorse perché non erano state allocate in bilancio e nemmeno firmato il contratto di affitto dell'immobile per i canoni di locazione della caserma del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Via Guido Rossa, pari a 50.000 euro, e per rimborsare la prima rata della scuola Mario Giardini, delocalizzata in Via della Naioli, procedimento, come tutti sapete, interrotto a causa dell'emissione di un'interdittiva antimafia della prefettura di Caserta che ha colpito la società controllante della società di scopo costituita per realizzare la struttura scolastica. Tuttavia, dopo un attento lavoro e un percorso di risanamento svolti da questa maggioranza, oggi il rendiconto 2019 esprime un quadro completamente diverso rispetto al rendiconto cristallizzato nel 2016. Abbiamo un equilibrio nel conto economico di più 722.172,49 euro, un disavanzo contabile inferiore a 2 milioni di euro, per la precisione 1.927.697,11 euro, e nel 2019 abbiamo accantonato una rata maggiore rispetto al piano di rientro pari a 339.235,56 euro. L'indebitamento dell'ente invece è sceso a 13.611.563,62 euro, mentre le rate per gli accordi transattivi da quest'anno scenderà a 58.863 euro fino al 2023, mentre nel 2024 rimborseremo una rata di 30.000 euro relativo all'accordo transattivo con l'avvocato Modesti. L'ultimo dato che mi sta molto a cuore è l'indice di tempestività dei pagamenti. Dai 238 giorni nel 2016, nel 2019 siamo scesi a 74 giorni. Nel primo semestre del 2020 l'indice è sceso addirittura a 19 giorni. Nonostante la crisi economica legata alla pandemia, questo ente ha avuto la forza di gestire la cassa con responsabilità pagando tutti i fornitori. Secondo la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto, emerge che l'ente non è da considerarsi più strutturalmente deficitario. Nel 2019, inoltre,
Abbiamo chiuso l'ultima partita di debiti fuori bilancio contabilizzata, pare a un importo di 313.648 euro. Tuttavia, a fronte di ulteriori debiti fuori bilancio, abbiamo accantonato nel fondo contenzioso, al 31-12-2019, come avete potuto leggere, 500.000 euro circa. Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 931.132,64 euro. L'equilibrio di bilancio presenta invece un saldo positivo pari a 455.354,41 euro, mentre l'equilibrio complessivo del bilancio presenta un saldo pari a 304.424,52 euro. Sono dati importanti che mettono in evidenza come questa amministrazione comunale, nonostante le difficoltà economiche del momento e il debito ereditato dal passato, abbia centrato un obiettivo importante, il miglioramento dei conti, e tale operazione produrrà nei prossimi anni importanti risorse al fine di attivare una reale programmazione economica dell'ente che mancava, ovvero più servizi ai cittadini e più fondi per la manutenzione del patrimonio comunale. Mi preme ringraziare la maggioranza, in particolare i gruppi consigliari Penne Viva, Lega e Per Penne, che hanno creduto in un percorso insidioso e difficoltoso. Il merito, lo sottolineo, non è mio, ma di tutta la maggioranza, che a differenza di qualche iniziativa sporadica, di qualche forza di opposizione, è stata sempre responsabile, coesa e attenta di fronte ai temi amministrativi della città. Per le mie considerazioni di natura politica mi riservo poi la dichiarazione di voto. Grazie. Grazie Assessore Petrucci. Apriamo la discussione su questo punto. Capogruppo Falconetti, prego. Si sente? Si sente? Ok. Allora, abbiamo avuto modo di leggere, di analizzare i dati più importanti di questo rendiconto, che sempre per chi ci ascolta, ovviamente che magari non è addentro alla vicenda, qui praticamente si tratta della fotografia dei conti del Comune di Penne nel 2019, quindi diciamo prima che purtroppo la pandemia colpisse duramente in tutto il mondo e purtroppo in parte anche la nostra città. Quindi diciamo che non è un documento sul quale in qualche modo si poteva intervenire, ma era la fotografia di quanto avvenuto, semplicemente per correttezza di esposizione. E l'assessore Trucci, come ha giustamente detto, e ha riconosciuto. Niente? Dicevo, ha fatto il suo intervento sia da un punto di vista più tecnico, quindi parlando delle cifre, sia da un punto più squisitamente politico, come anche giusto che sia, per carità. Parto dalla fine. Per quanto riguarda diciamo, la correttezza o comunque il fatto dei gruppi di opposizione, non so a che cosa si riferisse, ma comunque immagino che perlomeno dalla nostra parte ci sia sempre stata correttezza, ci siamo sempre confrontati nel merito delle questioni e quindi anche nell'anno 2019, laddove noi ritenevamo che delle iniziative erano positive, noi le abbiamo votate senza nessun tipo di problema. Laddove ritenevamo che le scelte non erano in linea con le nostre attese e secondo noi non erano positive per l'idea che abbiamo in mente, noi l'abbiamo votato contro, insomma. Quindi questo bilancio di fatto è la fotografia di quello che è stato fatto e non fatto durante l'anno 2019. È innegabile che comunque rispetto a quando ci siamo seduti su questi banchi per la prima volta ci sia stato un miglioramento dei conti. Sarebbe folle o sarebbe falso dire il contrario, ci mancherebbe, tanto che ci sono dei numeri, sono stati certificati anche dagli organi di revisione che prima davano un giudizio negativo, poi positivo con riserva e finalmente comunque un giudizio positivo. C'è da dire che per scelta di questa amministrazione si è provveduto al risanamento dei conti
anche e soprattutto grazie alla vendita del principale asset della nostra città, cioè Vestina Gas. Questo è importante ricordarlo, nel senso che il 1.600.000 euro, se non erro, insomma, che è stato incassato dalla vendita di Vestina Gas, comunque è stato utilizzato per ripianare una parte del disavanzo, per pagare determinati debiti e anche per trovare degli accordi transattivi che quindi hanno permesso al Comune di risparmiare. Tuttavia, su altri settori, come abbiamo già avuto modo di dire sia in quest'Aula che nelle commissioni, ovviamente noi ci aspettavamo molto di più già dal 2016 in avanti, cioè far sì che quello che potrebbe essere un asset positivo per la nostra città, parlo degli impianti sportivi, parlo del polo museale, eccetera, avrebbe dovuto dare una spinta molto superiore a quanto è stato, sia dal punto di vista meramente pratico che dal punto di vista economico. Quindi questo ce lo diciamo sempre, ma ce lo siamo anche detti in maniera molto schietta durante le commissioni o comunque quando si è parlato di bilancio o di questi argomenti. Quindi, ripeto, nonostante sia innegabile che ci sia un miglioramento, il bilancio, la fotografia che esce da questo bilancio, un po' come il DUP, è quello che esce dall'attività amministrativa, che, come è stato dichiarato dall'assessore Petrucci, per scelta appunto è stata soprattutto quella di contenere i costi quanto più possibile e pagare quanto più possibile, insomma, i debiti attraverso le maggiori entrate che sono arrivate con la vendita straordinaria, diciamo, della Vestina Gas. Insomma, questa è un po' la sintesi che abbiamo potuto verificare. Poi, insomma, il resto sono le stesse considerazioni che facciamo ogni anno, insomma, cioè che rispetto a quanto si voleva fare, visto che questo credo sia l'ultimo, il penultimo, si poteva fare molto di più rispetto a quelle che erano le previsioni. Poi magari è ovvio ci sono state delle cose inattese, però quello di cui parliamo oggi è prima della pandemia, quindi è prima tutto quello che c'è stato. Grazie. Grazie Capogruppo Falconetti. Se ci sono, Capogruppo Napoletano, prego. Grazie Presidente. Credo che, come spesso accade, come è stato anche già detto da qualche collega, ovviamente il bilancio il rendiconto fotografa una situazione prettamente contabile di risultati rispetto a un operato dell'anno precedente. Io non aggiungo molto nella parte prettamente tecnico-contabile, perché in questi casi credo che sia fondamentale soprattutto leggere il parere del revisore, che credo diciamo così abbia fotografato al meglio e chiarito al meglio qualsiasi dubbio. Credo che ci sia un aspetto che invece non va sottovalutato, che quando parliamo di situazione rosea, brillante, migliorata, credo invece che ci siano degli aspetti che vadano colti sia sotto l'aspetto politico ma in parte anche tecnico, perché ci sono degli indici che misurano la temperatura di un bilancio e sono 8 parametri riportati anche dal revisore, dove gli 8 parametri, se si va, perché devono essere, 8 parametri che devono essere rispettati, se 4 di questi parametri non vengono rispettati il comune rischia il dissesto. Questa amministrazione non ne rispetta 3 di questi parametri. E sono parametri anche importanti rispetto al bilancio. Ed è una fotografia che, come dire, non siamo in una situazione di dissesto, ma sicuramente va avanti e continua in una situazione di grande difficoltà, sapendo, visto che non si perde mai occasione di ricordare l'attività della precedente amministrazione, nel 2011 i parametri negativi ne erano solo 2. Ed è stato nel 2010, ed è stato l'unico anno che in questi 10 anni ci è consentito anche di accedere ad un mutuo. Questo per dire che, insomma, va bene, ci sono stati anche dei passi in avanti, io non posso negare, ma sono pochini rispetto a quello che ci saremmo aspettati e a quello che è stato propagandato, perché
poi alla fine si è parlato di inventario degli immobili e un regolamento di contabilità, dopodiché il bilancio vive solo ed esclusivamente di un'entrata straordinaria che ha consentito di tamponare quella situazione debitoria che appartiene sicuramente al passato, ma a un passato anche abbastanza remoto. Nella disamina del bilancio, che poi fotografa l'attività che ha svolto l'amministrazione, è chiaro che ci sono degli elementi di criticità che mettiamo in evidenza rispetto all'operato. Per esempio, io, a proposito di mozioni, quando abbiamo parlato prima, io circa, credo, 3 anni fa, all'inizio di questa legislatura, abbiamo presentato come gruppo una mozione che riguardava l'organizzazione della cartellonistica pubblicitaria e quindi regolamentare sia il posizionamento della cartellonistica e sia quindi anche l'imposta da pagare. Devo dire che all'epoca credo che ci sia stata anche una posizione positiva da parte dell'amministrazione, che si era presa anche l'impegno, perché quello avrebbe risolto 2 problemi. Uno, avrebbe regolamentato e ordinato la presenza della cartellonistica e non in maniera selvaggia come oggi, e avrebbe garantito delle entrate. Quindi, se l'imposta oggi in bilancio parla di 50.000 euro, immaginate che Chieti, che si è fatto un regolamento del genere, incassa 350.000 euro. Questo per dire che se le opposizioni fanno delle richieste costruttive e non vengono accettate, è chiaro che poi, come dire, si fa fatica a pensare che poi si è collaborativi. Se poi guardiamo agli aspetti più lungimiranti, quando vogliamo guardare a cosa costruisce l'amministrazione per il turismo, attrazione turistica, presenza di turisti, sulla stampa è facile dire che cresciamo ogni anno, che siamo bravi, che abbiamo avuto più turisti, poi non si capisce da dove. Da questo bilancio presumo che abbiamo messo gratuitamente l'ingresso ai musei, perché abbiamo incassato solo 500 euro. E altro aspetto che denota, diciamo così, l'attività di un ente è legato alla cifra sui permessi a costruire. Siamo a una modica cifra di 130.000 euro. Io ricordo delle cifre del 2011-2012 che eravamo intorno ai 400.000 euro. Ma questo fotografa una situazione che di per sé può segnare tante cose e dire tante cose. Ma la sostanza qual è? Qual è l'operato dell'urbanistica rispetto al territorio per consentire che si favorisca anche eventualmente l'accesso alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento, alla modifica, per consentire che si modifica questo dato? Nessuna, da nessuna parte, ed è ovvio che questi sono i numeri che si presentano in un bilancio dove denotano, con 3 dati, denotano un'assenza totale che ha, diciamo così, ha dirottato tutta l'attività sperando, diciamo così, o vantando numeri importanti sul bilancio, ma che in realtà non sono arrivati, se non nella salvaguardia degli equilibri, ma ripeto, grazie a un'operazione a mio avviso dolorosa, e non la ripeto per l'ennesima volta, rispetto alla vendita di Vestina Gas, che però fortunatamente, una cosa la voglio dire, in questi giorni rispetto al fango che si è buttato su Vestina Gas, sono compiaciuto, perché c'è anche un dipendente comunale, si è arrivata una sentenza di assoluzione rispetto a tutta quella caciara che si era montata su quell'argomento. Fortunatamente sia l'ingegnere Antonacci, sia Parete Peretti, sia Palma e Acciavatti e Roaldo sono stati tutte e 4 regolarmente assolti, e quindi questo ci fa piacere, indipendentemente da tutto, rispetto a come si costruiscono poi alcuni teoremi su queste questioni. Ecco, per queste motivazioni ritengo, se non ci sono motivazioni diverse, riteniamo come gruppo di non poter appoggiare questo bilancio consuntivo. Grazie, capogruppo Napoletano. Sì, c'è l'intervento del capogruppo Savino. Savini, prego. Presidente, sarò molto breve. Io penso che quando detto dall'assessore Petrucci abbia fatto un'ottima illustrazione di quello che è stato fatto e soprattutto di quello che abbiamo fatto in questi anni. Sapevamo che quando siamo stati eletti entravamo in un comune che aveva problemi purtroppo di disavanzo,
contabile, e questa situazione naturalmente è stata portata avanti, quindi a livello di bilancio, diciamo, la programmazione di bilancio è stata sempre fatta in modo molto parsimonioso. È vero che c'è stata la vendita di Vestina Gas, ma se non c'era stata la vendita di Vestina Gas, quindi anche maggior ragione, se diciamo che la vendita di Vestina Gas siamo andati a ripiegare dei debiti, ma dei debiti che sicuramente non abbiamo fatto noi, quindi ci sarà sicuramente qualche responsabile, e qualche responsabile sia personalmente sia politicamente. Quindi noi abbiamo ereditato un'amministrazione, quella che era, se vincevate voi le 5 Stelle, perché non ci siamo contesi le elezioni sostanzialmente, perché voi le stesse posizioni su quel giorno erano in campagna elettorale, ma sapevamo qual era la situazione. Quindi questi enormi diciamo, disagi, diciamo, che i pennesi hanno vissuto e continuano a vivere, hanno sicuramente delle responsabilità di passata amministrazione, di cattiva amministrazione politica, che hanno sicuramente portato purtroppo a spendere dei soldi che potevano essere benissimo investiti su tanti settori, a cominciare dal sociale, anche, ma soprattutto in spese anche di investimento, purtroppo sono stati congelati per arrivare a cercare di quadrare un po' il bilancio. Io non è che bisogna fare qua campagna elettorale o propaganda, il prossimo anno si tornerà a votare. Io quello che chiedo, l'ho chiesto più volte all'assessore Petrucci, di fare un resoconto di quello che è stato fatto in questi anni, ma non è tanto per una questione di propaganda, è una questione che i cittadini devono capire, devono capire come cosa abbiamo affrontato in questi anni, altrimenti se no saremmo proprio perché, come più volte ho detto, c'è da parte di questa amministrazione, spero da parte di tutti, una discontinuità politica rispetto al passato. Perché se non fosse vero così, sarebbe una cosa abbastanza grave. Quindi io penso che il lavoro che abbiamo fatto, in primo luogo naturalmente l'assessore al bilancio Petrucci, che poi l'assessore al bilancio è quello che è io come presidente della commissione, ma sicuramente lui ha lavorato e ha fatto, penso che abbia fatto bene. Si poteva fare molto di più e lo sappiamo, e spero che il prossimo anno, con un chiarimento dato anche a tutti i nostri cittadini, possano capire benissimo, saranno i cittadini stessi a valutare se il nostro operato è stato un operato positivo per Penne. Quindi il voto è favorevole, naturalmente. Sì. Allora, quindi era una dichiarazione di voto questa? Sì. Allora, dichiarazione di voto, perché se non ci sono più interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, capogruppo Falconetti? Ah. Cioè, mi conferma, è una dichiarazione di voto? Sì, no, siccome immagino che l'assessore Petrucci debba fare la replica. Immagino. Ah, ok, no, volevo semplicemente, prima della dichiarazione di voto, fare una domanda che mi ero dimenticato appunto di fare, se me lo consente il Presidente. Prego. Grazie. Volevo chiedere, appunto me lo ha ricordato il consigliere Napoletano, a che punto ci trovavamo con l'inventario dei beni mobili e immobili, che è già cominciato qualche anno fa oramai, per sapere appunto qual era la situazione e se c'era la possibilità, che quindi era stato completato, di avere copia per valutare quali sono i beni comunali. Grazie, poi farò la dichiarazione di voto. Bene, grazie capogruppo. E allora, se ci siamo con gli interventi, aspettiamo la replica dell'assessore a questo punto? Ah, ok. Allora passiamo alla dichiarazione di voto. Chi si prenota? Capogruppo Falconetti, prego. Il microfono. Si sente, sì. Dicevo, perché ho già il microfono, non per scavalcare i colleghi, ci mancherebbe. Noi, come abbiamo già accennato prima, per i motivi che abbiamo detto, non ce la sentiamo di votare a favore di questo bilancio, ripeto, pur riconoscendo comunque i miglioramenti che ci sono stati, e quindi noi voteremo contro. Ringrazio già in anticipo per le risposte, qualora poi ci saranno
nella dichiarazione di voto. Grazie. Grazie Capogruppo. Se ci sono altre dichiarazioni di voto? No, non ci sono da parte del Capogruppo Napoletano? No. E dichiarazione di voto? Nessuna? Allora, passiamo alla replica dell'assessore Petrucci, prego. Grazie Presidente, due cose per concludere, intanto per quanto riguarda il patrimonio, visto che è una mia delega, abbiamo completato, manca solo l'ultimo passaggio che è una questione di natura tecnica, infatti nel consuntivo avete visto c'è il calcolo del patrimonio netto che è completamente diverso rispetto a quelli degli altri anni, questo ci ha consentito non solo di individuare il punto di caduta nella nuova contabilità economica patrimoniale, cioè il cosiddetto bilancio armonizzato, ma soprattutto abbiamo anche, possiamo intraprendere un percorso più certo nella gestione proprio della programmazione economica. Il secondo punto importante è quello relativo ovviamente sempre al patrimonio. Non sono convinto che Vestina Gas sia stato l'asset più importante, perché quando abbiamo ereditato Vestina Gas dalla precedente amministrazione, l'abbiamo trovato con un bilancio che ha totalizzato una perdita di esercizio, ma soprattutto aveva in pancia quasi 1 milione di euro di crediti non esigibili, quindi di perdita aziendale. Io credo che invece ci siano altri asset ancora nel patrimonio del Comune, tra questi SIG, che è patrimonializzata con 7 milioni di euro, a differenza di Vestina Gas, che invece opera nel mercato libero, quindi i cui clienti sono facilmente volatili rispetto praticamente ad un operatore economico all'altro. Peraltro la legge Madia ci imponeva la dismissione ed è una legge fatta dal centro-sinistra, non chiaramente dal centro-destra, se vogliamo mettere i perimetri, però abbiamo seguito una legge dello Stato. Per quanto riguarda invece il consigliere Falconetti puntualizzava sui servizi a domanda individuale, musei, parcheggi. Allora, per quanto riguarda i parcheggi, avete visto, noi per la contabilità ci sono anche i piani di ammortamento dei mutui, si pagano dei mutui che chiaramente sono nettamente superiori. Stessa cosa dicasi per gli impianti sportivi. È chiaro che oggi è complicato poi portare in pareggio o comunque avvicinarci ad una percentuale di copertura, però chiaramente occorrono proposte. Se riusciamo ad avere anche da parte dell'opposizione delle proposte per migliorare i servizi e domande individuali e quindi incrementare l'entrata, noi siamo a disposizione. Per quanto riguarda invece una rettifica al consigliere Napoletano, rispetto agli 8 punti relativi agli indicatori della contabilità generale legata al bilancio, noi non abbiamo rispettato non 3 ma soltanto 2, forse c'è stato un errore di lettura, e 2 punti non rispettati riguardano i debiti fuori bilancio, cioè nel 2019 abbiamo fondi e abbiamo pagato debiti fuori bilancio che ci hanno evidentemente alzato l'indicatore P7, come chiaramente l'indicatore P6, quindi noi non abbiamo fatto nient'altro che addirittura abbiamo centrato anche l'indicatore sulla sostenibilità del disavanzo a carico dell'esercizio. Quindi ragion per cui io credo che questo bilancio non solo sia stato positivo in termini numerici che danno una stella polare per la gestione dell'ente, ma soprattutto credo che premia il lavoro di un'amministrazione comunale che è stata fin dal primo minuto impegnata non solo nella vendita del patrimonio, come erroneamente è stato detto, ma abbiamo fatto anche diverse iniziative che, come ricordato, dal patrimonio fino alla gestione delle singole aree di costo, quindi centri di costo presenti all'interno del piano economico dell'ente. Grazie. Grazie Assessore. Se non ci sono altre dichiarazioni eventualmente. Napoletano vuole intervenire. Prego Capogruppo. Ci deve essere un errore di stampa, perché io sugli indicatori che dice, a cui si riferiva l'assessore, è riportato P5, P6 e P7, quindi non so se c'è un errore da parte del revisore che ha digitato la tabella o mi sono sbagliato io.
chiedo scusa, usate il microfono, altrimenti combiniamo un pasticcio. Ecco, non... Vabbè, quindi l'intervento del capogruppo è passato, sì, si ascoltava, sì. Bene, eventualmente se ci dovesse essere una replica, altrimenti passiamo al voto. Voti favorevoli per questo punto? Voti contrari? Sì. Passiamo all'immediata esecutività. Voti favorevoli? Voti contrari? Non ci sono astenuti, quindi favorevoli. Favorevoli sono 10 favorevoli e 5 contrari e 0 astenuti. E possiamo a questo punto proseguire. Punto 4, modifica programma triennale opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020. E credo che illustri la delibera l'assessore Petrucci. Dico bene, assessore? Sì, punto 4, prego. Sì, grazie Presidente. Allora noi andiamo a variare il programma triennale delle opere pubbliche del triennio 2020-2022, in particolare relativo all'annualità 2020, che è stato approvato in Consiglio Comunale il 12 maggio 2020. In questo caso andiamo ad inserire il completamento, quindi in questo caso dell'inerbimento del fondo del campo di calcio di Contrada Ossicelli per un importo complessivo di 450.000 euro. È stato redatto il progetto da parte del nostro ufficio tecnico e soprattutto sono stati chiesti i pareri sia alla Lega Nazionale Dilettanti sia al CONI, che in questi giorni sta predisponendo anche il parere per avviare la procedura legata appunto all'inerbimento artificiale del campo di calcio. Grazie. Grazie Assessore. Apriamo la discussione. Se ci sono interventi. Capogruppo Napoletano, prego, ne ha facoltà. Miei. Allora, io ho avuto modo di approfondire, ma non c'è l'assessore al ramo, non so se ci sono stati degli sviluppi nel frattempo, credo di no. Io avevo chiesto, perché ritengo che il bilancio annuale 2020, che è stato redatto un mese e mezzo fa, credo che abbia bisogno di supporti per poter essere modificati in corso d'opera, soprattutto quando a settembre si potrebbe già rimodulare la stagione delle opere pubbliche 2021. E quindi ritengo che sulle opere pubbliche annualità 2020, a meno che non siano arrivate delle novità che noi non conosciamo, credo che questa delibera, al di là del giudizio prettamente politico che dirò dopo, credo che non possa essere neanche portata in consiglio. Io faccio riferimento, per evitare che, come in commissione sono stato criticato per non essere preparato, mi sono portato il testo della legge, così magari lo leggo. Al decreto numero 14 del 2018, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto parla di regolamento recante procedure e schemi tipo per redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi relativi agli elenchi annuali e aggiornamenti. All'articolo 5, modalità di redazione e approvazione aggiornamento e modifiche del programma triennale opere pubbliche relativo annuale, obblighi informativi e di pubblicità. L'articolo 5, al comma 9, quando dice che i programmi dei lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previo passaggio in Consiglio Comunale, e ci mancherebbe altro, prevede 5 casi dove questo può avvenire, e lo dice nella lettera A, B, C, D e E. La lettera B e C parla di l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili. Ora, la modifica che voi fate in maniera così asettica, io capisco che magari l'assenza dell'assessore non vi consente di fare ulteriori approfondimenti, però era il caso di farlo. Noi avremmo riportato questo testo perché riteniamo che un'opera che si deve fare entro il 2020, lo modificate il 20, il 15, il 16 di luglio, significa che voi a settembre dovete realizzare già l'opera fondamentalmente, altrimenti poteva essere inserito tranquillamente nella programmazione 2021. Quindi ritengo che questo, per quello che dice il testo di questo decreto e per le motivazioni che io ritengo inappropriate nella forma, perché nella sostanza se inerbiamo un campo di calcio in maniera sintetica è l'aspirazione che avevamo tutti, era nel programma elettorale di tutte le liste e quindi non può essere che accettato come principio ovviamente valido da parte di questo gruppo. Ripeto, la formula con la quale la state facendo mi sembra un po' frettolosa e non è giustificata da nessun elemento riportato su questo testo, quindi se ci sono dei chiarimenti io sono perfettamente d'accordo e sono qui a disposizione anche a recepirli. Grazie capogruppo. Se ci sono altri interventi. Ti cedo anche eventualmente la parola, sì, prego. Io intanto voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Antonio Baldacchini con delega allo sport che grazie a lui, al suo impegno in questi 4 anni e anche di altri insomma persone che ci sono state vicine, siamo riusciti a individuare fondi importanti per recuperare l'impianto di Contrado Stucelle. Giovanni Severo sa quanto è importante quella struttura per gli appassionati di calcio di penne. E io credo che in occasione del centenario questa amministrazione aveva e ha tutto come dire, la volontà di rendere omaggio ad un grande club che ha avuto, che ha giocato anche in campi molto importanti. Ovviamente sulle questioni di lana caprina noi le lasciamo agli addomesticatori del diritto, però vorrei invece sottolineare come l'articolo 21 del codice degli appalti, che è una legge peraltro superiore ad un regolamento, invece al comma 3 afferma cose completamente diverse, nel senso che ci sia praticamente in un momento in cui c'è un atto di indirizzo, quindi una modifica di un triennale, come recita la norma, ci debba essere un progetto, uno studio di fattibilità, soprattutto per gli importi superiori a 100.000. E ovviamente noi andiamo peraltro ad effettuare il completamento di un'opera che riguarda chiaramente una manutenzione straordinaria di un fondo, perché possiamo anche decidere qui e palleggiarci, per utilizzare un termine calcistico, se fare il fondo in erba sintetica o in erba naturale. Però l'importante è che bisogna comunque essere all'interno dell'alveo delle norme. E all'articolo 21 del codice degli appalti, il 50 del 2016, all'articolo 3 parla appunto del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi aggiornamenti annuali. È chiaro che il consigliere napoletano dice sì, vabbè, ma a settembre facciamo il nuovo programma triennale del 2021-22, sì certo, ma se c'è un'opportunità che potrebbe o che si sta praticamente verificando in questi giorni, anche grazie all'aiuto dei nostri amici in Parlamento o in Consiglio regionale, noi dobbiamo sfruttare ogni singola opportunità. Poi le questioni di lana craperina la lasciamo ai maestri del diritto, però io sono convinto che peraltro questa delibera, avendo anche il parere favorevole del responsabile dell'area tecnica ambientale, non abbia poi i crismi dell'illegittimità. Grazie. Grazie assessore, io adesso mi sento coinvolto in questo argomento e ritengo opportuno che io debba dire delle cose importanti, perché
io in questa amministrazione ho scelto, diciamo, in maniera, sono orgoglioso di questo, di fare il Presidente del Consiglio, e quindi non mi dilungo a esprimermi da un punto di vista politico. Però dico delle cose importanti che, secondo me, chi si assume la responsabilità di fare il delegato, l'assessore, debba avere sicuramente la possibilità di guardare, di avere uno sguardo a 360 gradi. Allora, vi dico che io ringrazio tutti, perché non è merito sicuramente mio, è merito di tutti quelli che sicuramente vanno più che altro a sfruttare le possibilità che ci sono per poter portare a questa nostra area un miglioramento che è fondamentale. Ma io ricordo molto bene di aver ereditato, quando nei primi giorni del 2016, di aver ereditato una situazione pessima, ma credo che neanche possa essere una situazione, cioè, come si può immaginare a dire ai giovani ragazzi di farli giocare, di farli, perché loro hanno motivazione, chi li guida, gli allenatori altrettanto motivati, tutti, ma purtroppo un impianto fatiscente che non può essere neanche concesso, devo dire con rispetto di tutti, a nessun essere umano, ma io in special modo ai bambini, cioè ai ragazzi che devono più che altro poter operare, poter giocare in dei locali dal punto di vista igienico, sanitari, veramente dei locali fatiscenti, che non avevano neanche le porte, neanche le docce, cioè i locali igienici, condizioni pessime. Un impianto, mi ricordo i primi giorni, che non aveva neanche il trasformatore era quello che si usava nella guerra del 15-18, perché funzionava, credo, a petrolio, quindi cosa che adesso non c'era stata neanche la volontà da parte di chi aveva gestito questo impianto di poter eventualmente prendere iniziative e dire: ma forse c'è l'Enel che potrebbe darci la corrente? No. La nostra amministrazione si è dovuta sobbarcare per circa un mese l'utilizzo di un gruppo elettrogeno per poter dare e consentire la corrente a questi ragazzi che volevano più che altro giocare. Un giorno sono andato sindaco, una sera che pioveva, e ho visto tipo paludi all'interno di quel campo, ma ho detto: non è possibile. Cioè, non è possibile che i nostri ragazzi, che non hanno altro che questo campo, che tutti ci tengono, la cittadinanza ci tiene, essere ridotto a quelle condizioni. Cioè, ma come si fa? Cioè, nel senso che credo nell'animo di tutti c'è la volontà di poter fare qualcosa, di poter andare a dire: ma a noi dateci qualche finanziamento per poter eventualmente... c'era stato il danno della tribune completamente divelte e lasciate lì per anni, e gli spogliatoi irriconoscibili. C'è una cosa veramente indegna. Quindi io credo che fare quello che stiamo facendo è un qualche cosa che potrebbe essere non solo un esempio di come un amministratore deve più che altro ragionare nei confronti della cittadinanza, ma lasciare un segno anche per le generazioni successive. Perché questi giovani, che noi parliamo tanto e diciamo che sono in difficoltà perché non hanno possibilità, però c'è da dire che c'è un vivaio folto di ragazzi che amano lo sport, ma ci sono anche allenatori, presidenti, che si impegnano anche per poter fare in maniera anche volontaria questo lavoro di recupero sociale, questo è importante da questo punto di vista. Quindi impianti completamente distrutti. Cioè neanche i cancelli d'ingresso, le porte completamente aperte, tutto lasciato all'abbandono. I locali erano completamente lasciati in abbandono totale. La gestione, che voi sapete è importante, perché ci deve essere qualcuno che più che altro vigila. Ma chi vigila? Chi vigilava a questi impianti? Nessuno. Non c'era nessuno. Il primo che arrivava
il primo che arrivava poteva fare quello che voleva, uscire, entrare, le luci lasciarle accese, lasciarle spente, fare quello che volevano. Cioè, proprio anche l'educazione, anche l'utilizzo delle strutture, diciamo, strutture che sono pubbliche, patrimonio dell'ente, un patrimonio sperperato nel tempo, perché nessuno ha avuto il coraggio di spenderci un euro o una lira per fare manutenzione. Indegno. Ma tutti gli impianti sportivi. Cioè, è stato fatto un lavoro minuzioso, uno per uno, impianto per impianto, e se le cose andranno come noi sicuramente siamo certi che andrà, ogni impianto a fine di questa amministrazione, ogni impianto avrà una gestione. E quindi noi faremo due cose: dare ai nostri giovani la possibilità di poter utilizzare impianti che sono, da un punto di vista igienico, sanitario e anche, diciamo, di correttezza e di sicurezza più che altro, pensate, impianti lasciati anche senza i permessi da un punto di vista di sicurezza. Erano pericolosi anche per utilizzare. Noi abbiamo dovuto fare anche quello, cioè in maniera, a volte senza avere fondi, poter prima di tutto sistemarli, poi farli visionare dagli organi competenti per ottenere la sicurezza degli impianti. Abbiamo fatto questo da 4 anni a questa parte. Grazie all'amministrazione, grazie a quelli che hanno più che altro creduto che qualcosa di diverso si poteva fare. E noi lo stiamo facendo. Alla fine quello che faremo si vedrà. Grazie. Se non ci sono interventi, mi ripeto, ho voluto dire queste due parole, ma non più che altro senza dargli il taglio politico, perché il capogruppo napoletano mi conosce bene, abbiamo avuto anche possibilità, abbiamo avuto anche occasione di confrontarci da un punto di vista politico, perché abbiamo fatto insieme anche l'amministrazione precedente. Quindi se non ci sono interventi, io passerei al... Ci sono interventi? No. Dichiarazione di voto, prego. Io ho apprezzato l'intervento dell'assessore Baldacchino, apprezzerei l'intervento del presidente Baldacchini se fosse un argomento a inizio legislatura, dove deve dare, diciamo così, un'ipotesi di programmazione dei suoi 5 anni. Intanto non c'entra nulla con la delibera di cui abbiamo parlato oggi, quindi se aveva bisogno di spazio per dire la sua, per darsi una visibilità, lo ha fatto arbitrariamente, il presidente è lei, quindi se l'è dato e va bene così. La delibera oggi dice un'altra cosa, e io ho parlato solo ed esclusivamente nello specifico di un problema che non è di lana caprina, perché poi quando accadono le cose anche la forma diventa sostanza. Non ho detto che sono contrario, ho detto che accettiamo e siamo d'accordo, valutiamo tutte le ipotesi, va bene anche che si fanno i viaggi parlando con gli amici, giustamente, perché l'abbiamo detto prima, questo va fatto, non le emozioni, va fatto un lavoro di contatto e di collegamento con le istituzioni superiori per dire guardate, appena vantiamo, diciamo, una struttura, una storia anche calcistica, e quindi come hanno fatto tante strutture, tante territori, hanno avuto i finanziamenti, hanno ottenuto e hanno fatto i campi in erbimenti o sintetici o quant'altro. Quindi questo non c'entra nulla, poi magari valutiamo anche la cronologia della scaletta che ha fatto lei. Quindi io mi sono permesso di segnalare un argomento che giuridicamente deve prevedere queste questioni. Ora, se non è questo, significa che qualcuno ha un documento o esiste una promessa o esiste un impegno, ma deve essere documentato per portarlo agli atti, perché non basta il progetto è una volontà. Io ho capito che avete il progetto più di 100.000 euro, lodevole, benissimo, ma... In questo momento, per fare una variazione, qualcuno vi deve dire che vi ha promesso una cifra per fare quest'opera. Se vi ha promesso questa cifra, ve lo mette per iscritto, l'allegata alla delibera e voi avete il voto favorevole da parte del nostro gruppo.
Questo perché fa la forma diventa sostanza, perché poi un domani, quando succedono le cose, c'è sempre chi deve vigilare e vi dice io ve l'avevo detto. Okay? Questo non significa che noi siamo contrari o ci stiamo opponendo. L'ho detto a voce bassissima, citando un testo della legge senza aggiungere nulla di politico. Lei, Presidente, si è voluto dilungare sulle questioni prettamente politiche e poi quando vuole fare, diciamo così, troneggiare nell'intervento strappalacrime, come dire, le tribune da anni in quelle condizioni, le tribune sono state danneggiate dalla nevicata 2015. Nevicata 2015 ha fatto crollare le tribune, in un anno l'amministrazione precedente non è stata in grado, scusateci, in un anno non siamo stati in grado di rimettere a posto le tribune. Se uno ascolta il suo intervento e dice da anni i bambini buttati dentro non so dove, insomma, mi sembra un po' esagerato, insomma, questo io adesso non ci voglio entrare perché sennò dovrei fare la cronologia dei lavori pubblici, che cosa abbiamo trovato e cosa facevo io d'estate quando andavo a aprire l'acqua per innaffiare il campo di Contrada Campetto. Ma voglio dire, io queste cose poi le facciamo in campagna elettorale, casomai in un consiglio comunale, portate gli atti per favore, portate le carte in ordine così come dice la legge, per il resto trovate l'opposizione a disposizione, metteteci un documento dietro e noi vi votiamo il dato di lì. Allora, grazie capogruppo Napoletano, aggiungo giusto per precisare che più che altro io non ho fatto un intervento politico, ma ho fatto un intervento di stato dei, cioè diciamo stato di fatto, come noi abbiamo trovato gli impianti del nostro comune. Quindi io parlo sia di Ossice, sì, vabbè, d'accordo. Io sto dicendo la verità, capogruppo napoletano, cioè non sto aggiungendo nulla. Sì, ma no, nel senso, io non sto dicendo, però c'è da dire una cosa, che noi abbiamo più che altro dimostrato che grazie certamente alla Regione, grazie al Presidente, grazie a chi si è impegnato per penne, noi abbiamo intanto fatto due interventi di circa 300.000 euro a Ossicelli, 150 e 145. Com'è? Non ho capito. No, la regione adesso, come la regione precedente? Questi sono fondi che sono arrivati grazie alla regione, grazie alla giunta regionale di adesso. Poi c'è da dire un'altra cosa, che noi abbiamo anche, stiamo realizzando anche le opere che riguardano anche la sistemazione degli impianti di Contrada Campetto. Cioè Contrada Campetto giaceva, diciamo, nel dimenticatoio totale. Poi c'è stata purtroppo l'emergenza Rigopiano e abbiamo dato la giusta, diciamo, giusto aiuto che ci serviva, poi abbiamo avuto dalla Protezione Civile il rimborso. Certamente non sono cose che piovono così perché qualcuno, certamente bisogna seguirle, quindi abbiamo in maniera minuziosa cercato di seguire tutto quello che è capitato a Contrada Campetto, iniziando dallo stadio che abbiamo dato e assegnato in gestione. Abbiamo assegnato in gestione anche il circolo tennis, la piscina scoperta, abbiamo la piscina coperta è già gestita, quindi abbiamo anche provveduto a sistemare, stiamo provvedendo a sistemare il palatenda, il palazzetto e alla fine daremo in gestione anche tutti questi impianti, in modo che il patrimonio dell'ente non viene lasciato in abbandono. È tutto qui. Io non volevo assolutamente fare un intervento politico, era solo un intervento tecnico per elencare. Tutto qua. Vabbè, chi deve intervenire? Prego. Si sente? Grazie Presidente. Noi non siamo di per sé contrari alla modifica del programma triennale delle opere. Ben venga, forse arriva anche tardivamente l'inserimento del rifacimento in erba sintetica del campo a Ossicelli. Certo è che non possiamo votarlo a favore oggi quando parliamo di promesse. L'assessore Petrucci ha parlato di amici, se non sbaglio nel suo intervento. Insomma, noi siamo in attesa di qualcosa di più pratico, di più tangibile, di nero su bianco, quindi per adesso ci asteniamo e seguiremo ovviamente la vicenda. Grazie. Grazie. Chiede la parola l'assessore Petrucci, prego.
No, attenzione, cioè oggi votiamo un atto di indirizzo e non è che facciamo atti gestionali, eh. Io vorrei che sia chiaro questo, perché se no, andiamo un po' fuori alla deriva. Invece noi, siccome siamo l'organo politico, diamo un atto di indirizzo a predisporre la modifica e quindi nel momento in cui poi voteremo la variazione di bilancio per le entrate e uscite, abbiamo a disposizione, e volevo, no perché mi è sembrato di capire. Scusi, no, facciamo così, sennò altrimenti non si capisce, chi ci ascolta a casa non capisce la replica. Quindi concluda assessore l'intervento e poi facciamo replicare. A posto, finito? Quindi allora, se deve replicare, prego. Soltanto che questo era chiaro per noi, ma è un atto propedeutico. Quindi sì. Noi in attesa di leggere le carte ci asteniamo, era solo per chiarire questa visione. Grazie. Sì, grazie. E ci sono altri interventi? Le dichiarazioni di voto l'abbiamo fatte? Sì, l'abbiamo fatte. Quindi possiamo passare al voto. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Passiamo all'immediata esecutività. Voti favorevoli? Contrari non ci sono. Astenuti? Bene, allora c'è l'approvazione con 9 favorevoli e 5 astenuti. Bene, passiamo all'ultimo punto, l'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, articolo 175 che comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Prego, illustra l'assessore Petrucci, prego nella facoltà. Grazie Presidente, è una delibera ovviamente tecnica collegata a quella di prima, andiamo a variare il bilancio di previsione 2020-2021-2022 per consentire appunto l'ingresso del contributo e successivamente procedere con l'appalto relativo ovviamente all'inerbimento artificiale del campo di calcio di Contrado Sicelli. Grazie. Grazie Assessore. Volevo aggiungere che c'è anche il parere del revisore dei conti. Grazie Assessore. Eventualmente se qualche consigliere vuole intervenire. Non ci sono interventi? Capogruppo Falconetti, prego. Grazie Presidente, faccio semplicemente la dichiarazione di voto, essendo questa delibera direttamente collegata a quella precedente, ovviamente il voto è anche in questo caso di astensione, ma come diceva appunto il collega Della Valle, laddove anche in questo Consiglio e anche nei mesi negli anni scorsi si è presentato una questione di bilancio, ad esempio mi ricordo per quanto riguarda le strade comunali, quando era stato preso un finanziamento noi ovviamente siamo stati pienamente favorevoli, abbiamo votato a favore perché in quel caso si è andato a variare il bilancio poiché c'era stata un'entrata in attesa o comunque non prevista dal bilancio di previsione per quanto riguarda appunto le strade comunali e noi siamo stati ben lieti di votarla a favore. In questo caso, come diceva il collega Della Valle, non avendo nulla, non avendo una motivazione pratica e concreta per cui si va a fare oggi questa operazione, noi ci asteniamo pur essendo favorevoli all'opera in sé, ovviamente qualora venga realizzata. Grazie. Grazie Capogruppo. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, passiamo a dichiarazione di voto, passiamo al voto. Voti favorevoli per questo punto? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività, voti favorevoli? Contrari non ci sono, astenuti? Quindi la delibera viene approvata con 10 favorevoli e 5 astenuti. E grazie per la vostra attenzione e buona serata. Salve.